bel sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldueTorri.it. Io credo che in queste situazioni, prima dei singoli, ci sia la politica. Il Partito Democratico ha da Tripalda, ma in Italia, nonostante le criticità di questa fase, si è data un metodo. E il metodo per eccellenza per noi è e restano le primarie. È chiaro che noi siamo un partito che rispetto alle amministrazioni locali ha sempre ragionato di accordi tra partiti. Persino 5 anni fa, quando l'attuale sindaco e il vice sindaco rappresentavano 2 partiti differenti, noi abbiamo ragionato di un accordo tra partiti. Provammo ad indire le primarie all'epoca, ma se non ricordo male nessuno scelse di concorrere e di assecondare la proposta che il PD fece. Io credo che a distanza di 5 anni, dopo un'amministrazione che è stata evidentemente di transizione, dopo lunghi anni di Ulivo e di centrosinistra tradizionale, noi abbiamo il dovere di riaprire ai cittadini e quindi di ascoltare. Auspico ovviamente che il Partito Democratico sarà protagonista di una fase di ascolto prima dei propri iscritti e poi dei cittadini tripaldesi. E quindi parola alle primarie in maniera tale da poter evitare anche fratture nel partito, mi sembra questo il messaggio? Ma se io la dicessi così rischierei di sembrare un alieno, nel senso che le primarie hanno sempre alimentato le fratture nel PD. Però è chiaro che in questo momento, stando al percorso che il partito locale ha provato a fare, è giusto che ci diamo come obiettivo quello di una scelta trasparente delle figure apicali che vogliamo offrire alla comunità tripaldese. Se questo sani o meno delle fratture non ne ho certezza, ma sicuramente è il percorso più giusto.